Discendenti, bentornati sul canale. Oggi andiamo a scoprire una cosa interessante e un po' dibattuta sull'ultimo boss. Deathstalker è arrivato infatti con l'ultimo aggiornamento, è il boss a detta degli sviluppatori più difficile che c'è in gioco e a me personalmente non è sembrato così duro da affrontare come lo era in Gordigia quando uscì a suo tempo. Io però oggi voglio portarvi una build di Bunny perché il dibattito in questione che dicevo prima è proprio sul fatto che Bunny sia inutile contro questo boss. Voglio precisarvi da subito che io non sono un fan di Bunny, nel senso che l'ho sbloccata, l'ho utilizzata, non ci ho fatto nessuna build, quindi non sono un super fan che sta a difendere il personaggio o di quelli che la utilizza per tutte le missioni indipendentemente dal farm o dal boss, ma ho cercato di creare una build che funzionasse proprio per Deathstalker, visto che fa un danno allucinante ed è debole pure all'elettricità, ma Bunny sembra essere un po' troppo leggera. Però con questa build vi assicuro che riuscirete a gestire danno tossico del vostro avversario e allo stesso tempo darete un ottimo supporto alla squadra durante il combattimento senza disdegnare il DPS al boss. Quello che vedrete, il DPS che vedrete, infatti è stato fatto solo ed esclusivamente con i danni da abilità, quindi non ho sparato nemmeno un colpo. Perciò se al DPS che vedete aggiungete anche il danno arma, potrete fare un ottimo danno a Deathstalker. Prima di vedere tutto quanto però vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta e di controllare in descrizione dove trovate i link per Twitch, TikTok e Discord, dove unirvi per giocare insieme, completare le attività endgame, livellare e stare in compagnia naturalmente. Quindi vi aspetto anche di là. Ora, andiamo a vedere questa build e come si comporta durante il combattimento con Deathstalker. Come di consueto per le build andiamo a vedere quali sono le statistiche di questo boss per capire meglio che cosa ci dobbiamo aspettare quando lo affrontiamo. Abbiamo un DPS consigliato di 730.000, i punti salute consigliati sono di 15.000 e uno scudo massimo di 5.000, la difesa di 5.000 e resistenza alle tossine addirittura di 10.000. Ora io non ho la build esatta, anzi ho proprio un altro personaggio, quindi andiamo a selezionare proprio la build di Bunny che ho utilizzato durante il combattimento e torniamo a vedere le statistiche che abbiamo su questo personaggio. Eccoci qua, i DPS sono quelli che riguardano il retaggio duraturo, ma come vi ho detto nell'introduzione non li calcoleremo per nulla. Abbiamo i punti salute settati e bloccati a 1, quindi al minimo, e uno scudo massimo di 19.000. Abbiamo una difesa di 4.600 e la resistenza alle tossine di 11 su 10.000, fa un po' ridere, però è così. Avrete sicuramente capito che è una build full scudo, proprio come quella che avevo messo di Ajax l'altro giorno, proprio qui sul canale YouTube, ed è naturalmente una build che dovrà essere utilizzata in modo consapevole, nel senso che logicamente non saremo un tank, non potremo subire tantissimi colpi dal nostro avversario perché andremo anche noi a terra, però è una build che grazie all'agilità di Bunny può avere un po' meno scudo e destreggiarsi ed evitare i colpi del nostro avversario grazie proprio all'abilità di movimento di Bunny molto elevata e alla velocità della sua corsa. Quindi dovremmo essere un po' skillati, ecco, dovremmo conoscere per bene l'utilizzo di Bunny per poter utilizzare questa build, altrimenti andremo a terra anche noi come delle pere cotte. Ma ora andiamo a vedere la build in sé per quanto riguarda i suoi moduli. Abbiamo il modulo eccelso propellente bionico, che consumerà punti salute invece che PM quando corriamo. In questo caso non consumerà punti salute visto che ne abbiamo solo uno e abbiamo tutto scudo. Abbiamo concentrazione elettrica e amplificazione elettrica per aumentare il potere delle nostre abilità elettriche. Non calcolate il danno da colpo critico abilità che ci viene tolto in questo caso su amplificazione elettrica, perché tanto non è una build che punta sui critici. Concentrazione elettrica invece l'ho messa per il 77,2% di potere abilità e il 6,1% di tempo di ricarica in meno, che non fa mai male. Abbiamo proprio per quello anche distribuzione tempo, che ci ridurrà il tempo di ricarica abilità e ci donerà il 52,4% di punti salute in più. Abbiamo incremento PS e stimolanti, sempre per pompare al massimo i punti salute.
Abbiamo poi incremento scudo, che ci aumenterà lo scudo massimo del 151%. Controllo dell'amplificazione, che aumenterà la gittata dell'abilità di fuga di fulmini, ma aggiungerà anche un 36,5% di scudo massimo in più. Abbiamo poi scudo travolgente e scudo biosincronizzazione. Il primo è quello che setta i punti salute a 1, ma ci garantisce un aumento del 26,8% dello scudo in base ai PS massimi. E lo scudo biosincronizzazione invece ci fa recuperare il 70% del recupero dei PS che avremmo quando raccogliamo una sfera di salute in scudo, quindi tramuterà quei PS che dovremmo recuperare in scudo, perciò si abbina benissimo a scudo travolgente. E l'ultima, non so se l'ho già detta, concentrazione singola, che andrà a modificare il potere delle abilità singole, quindi proprio l'abilità fuga di fulmini. Oltretutto abbassa ancora il tempo di ricarica dell'abilità di un 6,1%. E qui siamo proprio sul filo del rasoio, nel senso che quando attiviamo fuga di fulmini e l'abilità finisce, c'è un cooldown di 1-2 secondi al massimo dove possiamo rilanciarla. Diciamo che ho tentato di puntare tutto sul danno dell'abilità, cercando di avere l'abilità più o meno sempre a disposizione. E all'incirca ci siamo, direi. L'arma principe per Bunny sappiamo che è il Thunder Cage, quindi se avete il reattore che ha come statistiche attacco, abilità aggiuntivo durante un attacco contro un colosso e tasso di boost potere abilità singole o tasso di boost potere abilità elettriche, con come condizione il Thunder Cage è il top. Io ce l'ho con il retaggio duraturo, ma a breve hanno annunciato che ci sarà a disposizione la modifica dei vari reattori, quindi mi tengo stretto questo reattore e poi nel caso andrò a modificarlo. Comunque, a prescindere dall'arma che utilizziate, sia retaggio che Thunder Cage vanno benissimo, anche perché, ripeto un'altra volta, come vi ho detto all'inizio, con questa build spareremo gran poco, ma tenteremo di fare danno solo ed esclusivamente con la nostra abilità. E i componenti esterni che ho montato sono i due set dei componenti esterni che droppa proprio Deathstalker. In questo caso, due pezzi della risolutezza distorta e due pezzi del set invasore. Questo perché? Perché questi set, come vedete, hanno come caratteristica principale in tutti gli slot i punti salute massimi. Come vedete, PS massimi 646, PS massimi 484, PS massimi 484 e PS massimi 646. Quindi ogni componente andrà a aumentare la nostra salute, che andrà allo stesso modo ad aumentare il nostro scudo. Se voi cercate tra i vari set, probabilmente non troverete nient'altro che in tutti gli slot vi garantirà i punti salute come caratteristica principale. Fra l'altro, l'abbinamento di questi due set è ottimo se utilizzate il Thunder Cage, perché i primi due pezzi del set che ho equipaggiato, ovvero risolutezza distorta, ci aumenteranno l'attacco della mitragliatrice, quindi del Thunder Cage, di un 5,6%, mentre gli altri due ci aumentano lo scudo massimo di un 11,9%. Le caratteristiche che poi dovreste trovare su questi pezzi sono naturalmente quelle che riguardano la salute, come per esempio sull'alimentatore si può trovare punti salute massimi, quindi questo per esempio è migliorabile visto che io ce l'ho in blu e non in giallo. Qui abbiamo recupero scudo fuori dal combattimento, che non è affatto male, e potreste trovarlo come ho questo dell'annientatore, con modificatore recupero punti salute e recupero scudo fuori dal combattimento, quindi con questi due gialli siamo al top. In questo caso sulla memoria abbiamo difesa 2916, che va benissimo, e anche qui in teoria potremmo trovarlo con il recupero scudo in combattimento. Quindi, visto che la build è full scudo, recuperare lo scudo durante il combattimento e al di fuori del combattimento va sempre bene. Abbiamo poi il processore, che anche qui ha una perk ottima, scudo massimo 256, e come seconda perk dovreste trovarne uno con resistenza alle tossine, visto che è il danno che fa proprio il boss in questione. Ora passiamo al rinforzo dell'inversione, perché anche qui c'è qualcosa di interessante, proprio come per la build di Ajax, anche in questo caso abbiamo qualcosa che ci dà una mano. Per esempio su recupero dobbiamo selezionare manovra di recupero, che ci garantisce un recupero dello 2,5% dello scudo massimo ogni 0,1 secondi mentre usiamo il rampino, fino al massimo di 25%. Sulla linea degli attributi utilizziamo membrana di particelle di veleno ad alta intensità, che
quando miriamo ci dà una resistenza alle tossine, e nella linea della caccia abbiamo: quando sconfiggi un nemico concede incremento particelle scudo e scudo massimo più 6,6% per 30 secondi. Quindi va benissimo, perché con Bunny, quando gironzoliamo attorno al boss, appena spawnano i suoi mobbettini rompiscatole e li facciamo fuori, guadagniamo un 6,6% di scudo in più per 30 secondi e abbiamo fino a 5 accumuli. Bene ragazzi, questa era la build, avete visto all'incirca anche come si comporta, abbiamo visto quali sono i danni che possiamo fare, quindi anche qualcosa in più del supporto, perché comunque Deathstalker ha 144 milioni tra scudo e punti salute che dobbiamo levargli, e arrivare già a un danno di 50 milioni con la nostra build, che non è una build DPS, non è una build per sforacchiare, distruggere, schiacciare Deathstalker, ma è una build che aiuta i compagni, che comunque fa anche un ottimo danno, non va affatto male, soprattutto perché Bunny è probabilmente il discendente più utilizzato dalla community, è il discendente anche più amato dalla community, perciò se volete affrontare Deathstalker con Bunny si può fare, al contrario di quello che dicono tutti gli scettici. Anzi, vi dico di più, se volete unirvi sul server Discord e vogliamo provare insieme a sconfiggere Deathstalker tutti con una bella build di Bunny, vi aspetto proprio là sul server, trovate il link in descrizione, così da provare un pochettino e vedere in quanto tempo lo squagliamo tutti insieme. Quindi vi aspetto anche sul Discord. Io ora vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto per il prossimo video, la prossima volta sempre su The First Descendant. Ciao ciao!